una TV social. Roma 24, sul canale 271 di Teleroma 1. Hip Hop Story. Hip Hop Story. Rudem Steve on the mic. Grandissimo, pure il pubblico qua, Street Mafia, oh, al negozio mio ci abbiamo. Se mai, volete la prossima settimana ci potete stare anche voi qua. Giusto, anche quando a Viale Carnaro 16A, zona Montesagro a Roma. Seguite le informazioni su quando verrà registrata la puntata, sì, sul nostro, la nostra pagina Facebook Fan e Rude. Volevo ricordare anche altri contatti: se volete mandare i vostri video li potete mandare tramite email a hiphopstory@libero.it, se volete mandare qualche sms 329 9371 549, e poi ci eravamo dimenticati, c'è anche il sito nostro, che è www.fannerrute.it, dove potrete anche scaricare le puntate, se magari avete perso la puntata, giusto, andate sul nostro sito e riscaricate la puntata della settimana, perché c'è tanta gente insomma che lo vuole guardare, che non è di Roma, certo. Lo guarda nel nostro sito, metteremo la puntata, giusto, la scaricate e ve la guardate, ve la gustate. Grande, bella cosa. Allora, ci abbiamo un altro ospite. Buonasera. Grande, Lessi Carte, da paura. Grazie per l'occasione. Grande, oh, grande. Lui pure lui è qui, di zona, qua, di Roma. Sì, insomma. Roma, Roma. È comunque un fratello, sì, pure lui, è un amico. È un grande. Mi ha fatto piacere che se uno l'altro asce, così almeno comunque lo... ci diceva prima una cosa, comunque fai le cose del video tuo e comunque sì, anche di te, perché okay, comunque te mi ha dato comunque un video un po', diciamo, particolare, sì, diverso dagli altri. Esce un pochettino dal canone, bravo, perché comunque alla fine il video tuo non è proprio un video rap. È un electropunk. Ecco, giusto. Nel senso che io cerco di rifare i pezzi che inizio, Africa Bambata, oppure... La vecchia scuola di la vecchia pop, scuola, diciamo, sì, e anche le musiche che si ballano su per che fanno i break, i dance, diciamo, certo, giusto. Quindi, diciamo, il mio prodotto è un po' particolare, esce un po' dai canoni, certo, sì, giustamente. Infatti, certo, per quello è meglio che ce lo spieghi te, perché se lo dico io, alla fine, perché ci arriverebbe mai la nuova, no, quindi il progetto nasce nel 2001, diciamo, il nome di Sicket. Sì. E dal 2001 al 2005 andavo in molti contest e facevo musiche per ballerini, studenti. Ah, da paura, infatti nei tuoi video ci sono sempre ballerini. Sì, diciamo, è fondamentale, però loro diciamo che mi danno l'ispirazione per continuare a fare quello che faccio. Dal 2005 c'è il mio primo disco, in free download, e ogni anno faccio un disco o due dischi a volte. Ah, beh, sto sulla quota 12 dischi. Quest'anno uscirà, diciamo, un greatest hits proprio per i ballerini, per i breaker. È perché comunque alla fine, anche se non c'è il rap, però comunque il tuo è una cosa hip hop al 100%, sì, anche se non c'è il rap. Diciamo che la vita a gente a casa. Per far capire, i Mars con proprio The Volume, e fecero una base con dei campioni di James Brown e Rakim, messi insieme avevamo creato qualcosa di nuovo. Di nuovo, certo. E io continuo, diciamo, questa filosofia. Diciamo anche insomma il filone anche un po', diciamo, Africa Bambata, sì, insomma, la filone là di 30 anni fa. Sì, inizi proprio. Sì, che comunque non è che per forza insomma devi rappare, sì, ma potevi anche metterci insomma dei campioni già, benissimo, diciamo, campioni rappati, parlati, cantati, sì, in mezzo, sì, insomma. Certo. E comunque l'hip hop è anche questo. Vabbè, andiamo a presentare insomma il pezzo tuo number one. Come si chiama? Il pezzo è number one e spero che vi piaccia. E... andiamo a vedere allora. Dai, alla prossima. Grazie. Bella. Yeah. I wanna dance. Number one. Get it? Come on. Number one.
older, unusually horny. Get stronger as I get older, unusually horny. Get stronger as I get older, unusually horny. Yeah, break it down one time. Feel like I'm trying to break off pelvis bones. Yeah. Grande. Bel video, grazie. Ringraziamo le gatte che poi comunque ritornerà insomma a trovarci, sicuramente. Continuiamo insomma con un video storico, direi